Ermacora è uno dei giovani più promettenti, è primo tra i rookie, ma oggi una gara importante per lui perché potrebbe già permettersi l'accesso alle finali del supercampione. Certo, io sono partito quest'anno con l'obiettivo di fare bene e di imparare e mi ritrovo in classifica generale in lotta per il supercampione, cercherò di fare il meglio possibile. Quindi vuol dire che hai già imparato bene? Stiamo imparando ancora, se ancora c'è da lavorare molto. Senti, un pronostico per Misano? Misano spero di entrare nei primi 13, perché da quello che ho visto nelle libere pecchiamo un po' qui, insomma. È uno dei giovani più interessanti della R-Series Yamaha, Marco Marcheruzzo, che ovviamente oggi a Misano cercherà di fare il colpaccio, è così? Sì, naturalmente proverò a fare la pole, avrò tutta la mattina per provarci e se mi va male avrò anche il pomeriggio, però... Purtroppo siamo in tanti che vogliamo fare la pole per vincere il campionato, anche se per me è un po' fatica perché ho parecchi punti di svantaggio. Però naturalmente siamo qua tutti per vincere, quindi ecco qui insomma. Rossi e D'Annunzio sono davanti una manciata di punti, ci puoi sperare ancora? Oddio, sinceramente spero più per un secondo posto, però perché è molto difficile essere davanti ad D'Annunzio, però insomma naturalmente ci proverò perché anche una squalifica o una caduta possono sempre accadere. Senti, arrivare al Mugello in condizioni ottimali vuol dire farci un pensierino a quell'ambito premio che tutti vorrebbero. Naturalmente lì saremo tutti lì per vincere la moto perché la supercampione è sempre stato il top, insomma questo è il trofeo, però lì si gioca veramente il campionato, insomma. Christopher Moretti è tra i protagonisti di un campionato che lo vede attorno alla 13ª posizione, una posizione importante, e lo chiediamo a lui il perché questo 13 è così importante. Per la finale, per finale A, conquistare la finale A, dai. Chiaramente un appuntamento, quello di Misano, che l'ho visto subito protagonista con il sesto tempo durante la prima sessione di qualificazione. Questo che cosa significa, Christopher? Stiamo andando bene, dai. È un weekend che sta andando per il verso giusto, come si sperava. E vediamo il secondo turno di prova di riuscire a fare meglio del primo. E niente, vediamo di essere tra i primi domani in gara. Ecco, ambizioni, oltre a questo 13° posto? Ambizione è arrivare il più avanti possibile per giocarmi il campionato. Senti, un campionato che ti ha visto tra i protagonisti, sei un giovane, sei uno dei più addocchiati, ma secondo te su queste piste che si è gareggiato, Monza, Mugello, Misano, Vallelunga, quale si addice più le caratteristiche di guida? Mugello e Monza le ho saltate perché ho infortunio alla schiena. Quindi ho fatto solamente Vallelunga e Misano e essere tra i primi 13 è già un obiettivo raggiunto per me. Quindi direi che dire, saprei che dire, va benissimo, dai, va bene così.
Di colui che andrà a premiare i protagonisti della R6 Mezzi del Caffa. Oggi ha fatto una gara davvero superba. Stiamo parlando della Lady Volante, Alessia Polita, quinta classificata. Federico D'Annunzio, che si è piazzato al quarto posto, bravo comunque. Allora, un Federico D'Annunzio che comunque è quarto in classifica, ma primo in campionato, e che vince il titolo e quindi che si merita ovviamente un altro applauso. Terza posizione, Davide Bonfanti, ha fatto una bellissima gara per lui. Andiamo con il secondo posto, è Marco Marcheluzzo che lo offre. Gianluigi Busiello! Yeah!